Bene, dopo questa induzione iniziamo la nostra indagine con Monica e Serena come medium sull'origine dell'uomo. Supporter Elena, Vadim e Stefano. Monica, dimmi quello che vedi, senza domande. Sono partita dal ciondolo di Elena. Lei mi ha fatto vedere un anello che in realtà include un altro anello. Due anelli insieme all'interno di un ciondolo, di una catenina. E ho visto così anche l'evoluzione dell'umanità, apparentemente divisa in due tronchi. In realtà, questa apparente divisione in due rami è un unico, un'unica origine, un unico fine. Serena? Allora, io quello che ho visto è una distesa di alberi, di prati, vedo delle navicelle, vedo un'equipe, potrei dire, di scienziati fissa sulla Terra e altri che vengono a visionare. E particolarmente ho visto, cioè, un'entità, chiamiamola così, che non mi capita di vedere spesso, è come un gorilla ed è uno scienziato, viene a visionare come procedono i lavori. Questa è la prima cosa che mi arriva. Ok, Monica, questo bivio che vedi è maschio o femmina o cosa? Allora, in un certo senso sì, tutto è riconducibile a maschile e femminile, più che maschio e femmina nel senso di uomo e donna, più nel senso di energia maschile e di energia femminile. Quindi quello che mi è dato vedere è come di fatto tutta l'evoluzione umana ha seguito questo apparente bivio, che poi possiamo chiamarlo come vogliamo, eh? Cioè da un lato siriani, pleiadiani. Poi i siriani che possono diventare lemuriani, i pleiadiani che possono diventare atlantidei, piuttosto che i pleiadiani che poi possono diventare Anunnaki, rettiliani, piuttosto che i siriani che possono diventare Elohim. Ok, seguendo questa dualità, questo principio di dualità. Apro No, vediamo di il capire. senso. Gli Anunnaki o i Siriani o i Rettiliani o i Pleiadiani o gli Arturiani, tutte queste razze, innanzitutto le chiamiamo. E sono quelli che si sono avvicendati nella modifica dell'uomo, questo è quello che intendi? Ma rispettando il femminile e il maschile, i due principi della dualità. Chiamiamoli. Esatto. Sì, per quello che mi è dato vedere, pleiadiani come principio maschile, siriani come principio femminile. Ok, come li vedi? In origine, per esempio, io ho prima visto i siriani, quindi prima il principio femminile. Ok, Stefano, dimmi. No, volevo. Sto vedendo l'elica del DNA che non mi riesce un pochino andare oltre a quello. Vedo queste due eliche quando Monica parlava delle due parti, no? Sono dai due anelli si sono diventati questo DNA. Dietro ci vedo uno sfondo come se ci fosse un fumo violaceo, e dietro questo c'è una serie di in particolare ora c'è una statua, quella canina egizia.
Anubi. con le mani stese, vestito di nero, che è lì, più un'altra faccia dietro. E era solo per aggiungerlo, non che riesco a vedere tanti dettagli, però è quello che mi... Ma soprattutto la cosa che mi fa specie è questo viola, questo fumo viola che intorbidisce un po' la vista, e dietro c'è come una mezza figura umana con gli occhi chiusi. Non so cosa voglia. No, Che ti spaventa il viola? Perché ma sinceramente no. No, non mi spaventa, però è lì che toglie la visione. c'è sto Elena, fumo. vuoi dire qualcosa? Anch'io questo colore viola. È una specie di altare di sasso con uno sfondo viola dietro. Cosa succede? Sull'altare? Cosa succede? Sto provando ad avvicinarmi. Boh, tipo una stella. Vedo qualcosa a forma di stella. Monica conferma. Serena? Io allora, devo dire prima una cosa, io quando ho visto allora, queste entità, diciamo erano comunque più entità, e io la creazione la vedo come se inizialmente l'uomo fosse solo spirito, senza anima. E questa parte adesso che vedono Stefano ed Elena, io lo vedo come, come si può dire, l'inizio dell'entrata dell'anima. Cioè del percorso dell'anima, come se fosse un lavoro dove inizia da lì inizia il percorso dell'anima nell'uomo. Mi arriva questo. C'è stato un momento, Monica, in cui vedi che entra l'anima, in cui c'era un essere umano senza anima. Allora, per come lo interpreto io, è stato, cioè, il momento in cui... Allora, tutto questo in realtà è stato deciso prima. Quello che noi stiamo raccontando è il film, è il gioco. Quindi la regia viene ancora più dall'alto. E questa regia aveva deciso di mandare un uomo basico inizialmente sulla Terra, che apparentemente sembra non avere un'anima, perché tanto è condizionato dai suoi bisogni primari. Ce Ma ce l'ha. l'ha, per me ce l'ha, ma non traspare. Con consapevolezza zero o quasi. Stefano, Sì. sì. Sì, non, prima che Monica parlasse di qualche un altro in alto, ritorno un attimo alla stella di Elena. Ho visto questa stella fatta a pentacolo, dorata. Pentacolo. E poi a un certo punto, prima che Monica parlasse, mi sono proprio staccato e ho iniziato a fare un viaggio in alto, in alto, in alto. E ho visto quell'altare, cosa sempre più piccolo. E ora è come se fossi in un limbo nero. Era solo per dirvi il distacco che ci ho avuto, non riesco più a. Ok, il pentacolo Stefano, ha la punta in su o la punta in giù? Da come lo guardo io alla punta in su. Ed è stato disegnato come se tu avessi una penna che non alzi, ok? Quindi centralmente si disegna un pentagono con la punta in giù, il pentagono. No, invece questo c'è la punta in su. Lo notavamo ieri in una sessione con Monica. La stella con la punta in su ha inscritto un pentagono con la punta in giù. Così in alto, così in basso, bene e male, su e giù, maschio e femmina, Duale. dualità. Ecco, io vorrei spingere, Monica, iniziamo con te, sulla dualità. Andiamo all'origine, non tanto dell'uomo, ma di tutto. Ma questa stella io la vedo fin dall'inizio. In particolar modo vedo dalle due punte sotto della stella come partire proprio due grossi fili. E sono questi fili che rappresentano la dualità, il maschile e il femminile. E sono quelli, questi due fili che rappresentano
diciamo così, le ibridazioni che ci sono state sull'uomo, affinché l'uomo, attraverso l'esperienza della dualità, potesse ritornare alla punta della stella, la punta della stella che è unita alla sorgente, all'uno. Va bene, se vogliamo la stella è un uomo, due gambe, due braccia, la testa. Sì. Quindi i due piedi. Esatto. E le braccia e la testa che fili hanno? La testa io la vedo alla sorgente. Il braccio della stella a destra, alla tua destra, cos'ha? È come se fosse legato comunque alla gamba destra. Quindi in generale al maschile, sinistra, gamba, femminile. Braccio, femminile, sì. Stefano? Sì, io vedo il braccio destro, la mano destra che afferra qualcosa come se fosse ancorato e la sinistra aperta come se ci avesse l'universo in mano. Serena, sì. Posso, Lucio? Invece io quando Monica descriveva questi due fili, ho visto questi due fili e la formazione del DNA, vedevo il DNA girare, poi come dice lei, sì, la testa, la fonte, invece le due braccia le vedo collegate a tutto ciò che è la natura, gli elementi naturali. E quindi gli elementi naturali sono maschili e femminili? Sì. Per dire, vedo sulla destra il vento. Sì, il vento mi dice maschile. Comunque il potere della natura e forma questo, vedo proprio il DNA che gira, come si compone comunque il DNA. Elena, tutto bene? Sì, sì. No, io ho visto proprio tipo l'uomo vesuviano in un cerchio nero. Oddio, scusa. E dai due polsi ho visto uscire tipo una luce. Vadim, tutto bene? Tutto bene, ho visto fiamme. Fiamme di fuoco? Di fuoco. Come origine di un qualcosa? Ok. Ok. Monica, chiama il primo creatore. Noi siamo nel primo universo, c'è un primo creatore. Diamogli finalmente, definitivamente, un nome. Mi viene il nome che aveva dato una medium tanto tempo fa. Computer It. It per cosa sta? Italia. Italia? Sì, sì. Il primo paese ibridato è stato l'Italia. Sì. Il primo uomo è arrivato in Italia? La prima ibridazione dell'uomo, chiamiamolo di Neanderthal, in Italia. Cosa significa ibridazione? Cosa intendi? Il vero inizio del gioco. La vera sfida. Prima era l'uomo, è vero, parte integrante della natura, aveva bisogno di riscaldarsi, di nutrirsi, ma non c'era consapevolezza. Il gioco è iniziato con la consapevolezza. Io vedo questo, io vedo i siriani primi a alterare il DNA di questo uomo di Neanderthal, chiamiamolo uomo scimmia. In Italia questo è avvenuto. Ok, diamo un anno. Sì, Stefano, scusa. Vai. No, no, vabbè, vai avanti. Vai, vai, dammi un anno. Ah, io un anno, no. Aspetta. Cosa volevi dire, Stefano? No, c'ho un'immagine di un uomo, diciamo, di Neanderthal, però non come ce lo descrivano, diciamo, gli storici. In ginocchio da una parte c'è un albero, da sinistra è il fuoco di Vladi e davanti c'è una luce
tipo dalle nuvole che si sprigiona dal cielo, che arriva e li illumina la fronte con la stella che avevamo detto prima. Questa è l'immagine che ho. Siamo in montagna. Io continuo a vederlo, questo uomo, dall'alto, e mi sto allontanando come per localizzarlo rispetto all'Italia, dove si trova. Ma io non so dove lo vedete voi, ma io piuttosto centro Italia, sì. Più sulla sinistra. Sì. Mm-hmm. Sulla sinistra, okay. Sardegna vuol dire? No. Centro Italia, sinistra, quindi... Italia, cosa devo dirti? Come? Toscana. Toscana, vero? Sì. Ok. Più verso. Io appena più giù, proprio fine Toscana, in fondo. Io. Mm. Il primo. Andiamo al primo. Monica, andiamo al primo. Sì, io l'ho visto nel Lazio, sì. Mm-hmm. Etruschi. Sì. Plausibilmente, insomma, la zona comunque è quella, ecco. Anche perché comunque non era esattamente come la vediamo noi adesso, no? L'Italia, mm-hmm, è abbastanza diversa, quindi che si dica Toscana, che si dica Lazio, alla fine... Certo. Mm-hmm. Ecco. C'erano anche... Allora, Monica, facciamo un identikit di questo uomo numero uno. Il gioco inizia, start. L'immagine che ha visto Stefano è molto significativa, perché... c'era quella la vita dell'uomo in quel momento... Connessione con la natura, albero, riscaldarsi, fuoco. E poi appunto è arrivata questa forza dalla stella. Ok, la stella proprio come fuori, diciamo così, dalla terra, ok? Il cielo. E da lì ho visto proprio l'ibridazione. Da lì c'è stato uno step improvviso. Chi li ha ibridati? Chi l'ha ibridato? Siriani. Sì. Ok. Il risultato è un uomo o una donna? Secondo me è una donna. Ok. Quindi la leggenda Bibbia dice il contrario. Prima l'uomo, poi da una costola si è creata una donna. È il contrario. Prima la donna e poi da? Secondo me la verità, per esempio, è nella mummia Lucy, no? Che hanno visto che... No? Mm-hmm. Era la più antica sulla terra. Stefano. Sì, quando parlava Monica, prima che parlasse, è arrivata una figura che è un misto tra, ora io non so come sono questi siriani, però c'ha sempre delle fattezze egizie, occhi blu, colore bluastro, che cammina ornata di gioielli un po' particolari. E comunque è una donna, quella sembrerebbe come se fosse uscita da dietro del fumo, come se fosse stata creata, come se ci fosse, non so se lei è quella che ha creato e ha lasciato l'imprinting o è una prima razza, però era una razza evoluta, la vedo. La creazione nelle mani esclusivamente di una parte subliminale dell'anima, e l'anima non, è l'anima che decide, quindi è l'anima il contraltare di questo deep state. Sì. Tutte le anime? Tutte le anime, anche... No, tutte le anime e questa gerarchia planetaria che io vedo fuori dal cinema, quindi quelli neutri che vivono e si fanno gli affari loro, tra virgolette, quindi sono buoni, anche loro appunto hanno questa caratteristica qua. Quanti sono di questi esseri che si fanno gli affari loro umani, con parte, sì, subliminale? Con parte subliminale, appunto. Allora, 10.000 specie simili a noi, con parte subliminale, 10.000 in più, ne vedo qua fuori. Quindi umane, ma che ne so, con orecchie diverse? Sì, esatto. Altezze diverse, sì, scheletri, sì, diversi, 10.000, e hanno la parte subliminale. Sì. E lì non c'è il deep state, non ci sono le entità che cercano di succhiarla, questa parte subliminale. È fatto diverso, allora, ne ho presa una, vedo questo posto. Non hanno, allora,
lì, per esempio, in questo luogo qua, questo mondo qua, di questa specie, viene dall'interno. Hanno un interno di questo mondo che è nero e vivono delle... E ci sono delle interferenze umanoidi, tutto come noi, alieni, che sono all'interno ed è tutto nero e vivono in questo nero. È come se mandassero, utilizzano per interferirli, come se emanassero dall'interno del liquido nero e con questo liquido nero poi li interferiscono, li abbassano le vibrazioni, agisce sull'energia anche, diciamo, dell'atmosfera di quel mondo. Ma quindi questi esseri umanoidi sono tutti interferiti da interferenze, perché hanno la caramella buona nella pancia, cioè hanno l'anima. Sì. Tutti. No, no, metà, no, no, come qua, sono un po' umanoidi, un po' alieni, no, 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 più o meno le interferenze funzionano allo stesso modo, è solo lo strumento che utilizzano che è diverso. Quindi non ci sono esseri umani che sono in un pianeta dove si arriva, si fa un'esperienza magnifica, tipo il film Avatar, no? Dove tutto è magnifico, si vive a contatto con la natura, e poi alla fine della vita, dopo un sacco di centinaia di anni, uno decide se andarsene all'altra sorgente oppure no. Le interferenze interferiscono poco o niente, o non ci sono proprio. Ci sono alcuni posti dove non ci sono proprio, no. Non è esperienza, non è esperienza della materia. Perché c'è la materia anche lì, cioè c'è il mondo ed è materia. Quindi anche un minimo, cioè ci sono dei posti dove sono, direi confronto minimo, però sono interferenze diverse. Se dovessimo fare un giochino stupido e dire, quanto mi sarebbe piaciuto rinascere, dimmi la razza o il nome o il popolo o la pianeta o quello che è, dove, tra virgolette, pur essendo umani, si vive meglio. E perché? Allora, questo posto che è una distesa piatta, dove c'è vegetazione simile alla nostra, c'è un'area che è un po' più diversa, direi la composizione è diversa, quindi gli organi sono fatti in maniera diversa. Ok, potrebbe essere migliore come posto, ma migliore tra virgolette, perché le interferenze non sono riguardo alle emozioni o al nostro sentire, alla nostra mente, ma sono riguardo alle interferenze, sono riguardo alle capacità medianiche, potrei dirti. Quindi tutti hanno le capacità medianiche, se non riesci a fare qualcosa significa che c'è un'interferenza. Non so se mi sono spiegata. Come si chiamano? Dove sono? Trasmane, boh, io dico all'inglese, ma non lo so. Trasmane, la specie, razza. Sono... in un altro multiverso. Tatiana è stata... Direi alla destra del nostro multiverso. Nelle sue 1231 vite parallele, Tatiana è in una di queste vite migliori? Non è lì, in un'altra, quello che ho visto prima, uno di quelli che ho visto prima, dove è quella terra dove c'era l'interferenza. Sì. Beh, io aggiungerei che non è che questo pianeta o questo scenario dove siamo infilati sia tanto peggio, eh. Alla fine se uno
se uno si fa due conti, qui c'è una natura, ci sono delle creazioni, ci sono dei paesaggi, ci sono degli animali che lasciano. Infatti, secondo me sono esperienze diverse, non peggio, migliori o peggiori. Vadim. Vadim, ti ho visto alzare la mano, ho sbagliato? No, no, eccomi. Sì? Voglio solo confermare ciò che ha visto Monica. Fiamma. Io ho visto una fiamma nascere in mezzo a dei piccoli tronchetti di legno. Esattamente quello che ha detto Trucchetti di legno. Ok, ti sentiamo un po' male, eh? Se hai il microfono da alzare vicino alla bocca. Allora. una fiamma nascere sotto di me. Esattamente. Sotto? Tronchi di legno. Ok. Serena, vuoi dire qualcosa? Io invece no, resto ancora dell'idea, cioè io vedo prima uomo, quando appunto secondo me, per quello che vedo io, non aveva anima, diciamo i primi esperimenti. Quando è uscita la donna era, diciamo che la donna è stata quella completa, ecco il primo esperimento completo, riuscito totalmente. E dove inizia l'anima? Io vedo così. Se Elena vuoi dire qualcosa. No. Ok. Monica, il prima e il dopo. Abbiamo creato. I siriani creano il primo essere umano. Prima aveva l'anima, adesso ce l'ha o cosa? Con la spinta di uscire dalla modalità di sopravvivenza. Ok, il prima e il dopo. Prima quanto vibrava in generale, adesso quanto vibra questo nuovo prototipo. Allora, mi fa vedere che la vibrazione di prima era molto variabile, nel senso che si accendeva molto nelle situazioni di sfida, anche di pericolo. E quindi lì aveva come dei picchi, perché proprio nelle situazioni di pericolo era come se si potesse trovare soluzioni. Adesso invece è come se la vibrazione seguisse non tanto il bisogno di proteggersi, di sfamarsi e quindi di avere dei picchi quando c'è il pericolo alla sopravvivenza. Esatto, L'animale, insomma. sì. Ma come se ci fosse cioè una vibrazione che inizia a crescere nella prospettiva. Come si posso dire, di uscire dalla basicità. Ecco, cioè cambia la frequenza non solo in termini numerici, ma proprio non solo quantitativi, ma qualitativi. Stefano. C'ho un'immagine già da prima che quando si parlava del primo uomo, prima donna, che vedo un braccio bionico che agguanta questo bambino, bambina che non si vede, ma questa entità sta soffrendo, non il bambino, questa entità che ce l'ha in braccio. E in alto, in altissimo, proprio non lo so come spiegartelo, come ci, se ci fosse forse la sorgente, che la sorgente stessa guarda in basso e dice: ora è il momento, forse è quel momento in cui l'anima è entrata dentro. Però da tutto questo vedo dei tipo delle aquile nere che interferiscono tantissimo questa cosa che gira. E il discorso di frequenza di Monica mi suona come i picchi, no, non riesco a capirli, ma cioè percepisco molto bene il discorso di non quantitativo ma qualitativo. Proprio quella scintilla che le è arrivata sulla fronte ha dato il là per cambiare in qualche maniera. Monica, questo dipende dall'entrata dell'APS.
perché cioè il paradigma sopravvivenza e qualcosa di più della sopravvivenza, ok, è chiaro, ma la PS c'era o non c'era prima? Per me c'era già, Sì, però c'era, ma era vuota. era totalmente dormiente, ok? È come se un elettroshock, è arrivato un elettroshock e ha iniziato a svegliarsi un Voglio pochettino. capire da dove viene l'elettro. Cos'è l'elettroshock? Io la vedo la sorgente. Anche tu, Elena? Sì. Come? Boh, io dal basso sto guardando verso l'altro, l'alto, e mi sembra di vedere tipo un fulmine, non lo Anche so. io uguale, un raggio. Allora, io confermo quello che ha visto Monica, il fatto della frequenza, così. E nella visione che vede lei, io vedo che in quel momento l'anima comunque era già arrivata. E quando, cioè io quando lei diceva, quando era più selvaggio, diciamo, l'uomo che gli arrivano questi input di sopravvivenza, vedo come dei flash nel corpo, no? Che l'istinto, un po' l'istinto animale, ecco, quando diceva viene questo scatto per la sopravvivenza e dopo invece, come diceva lei, è diciamo forse più spirituale, però cioè confermo quello che ha visto Monica, in quel momento già era arrivata l'anima, quello che vedo io. Ok, Monica arriva quindi dalla sorgente, lo vedi così tu? Allora, dipende a che livello lo guardiamo, ok? Se lo guardiamo proprio a un livello complessivo, considerando che tutto questo gioco è stato deciso prima, quindi questo flash, questa scarica, questo fulmine che lo vogliamo chiamare, è vero che arriva dalla sorgente, ma se invece lo guardiamo ad un livello più basso, arriva da un'ibridazione del DNA. Spiegaci. Cioè, dipende sempre a quale scalino guardiamo. Se noi guardiamo da uno scalino molto elevato, Elena ha visto, no? A volte appunto guarda le cose da più in basso, a volte guarda le cose da più in alto. Se guardi le cose da più in alto è un unico grande disegno. Poi ogni volta che scendi di uno scalino, le lenti diventano un po' più miopi, ok? Se scendiamo di uno scalino, quello che possiamo vedere e che noi abbiamo assolutamente deciso è che lo scatto, il cambiamento, il fulmine avvenisse per ibridazione esterna. Elena. Ma è da un po' che continuo a vedere questo numero, e non so se è una frequenza o cos'è, 819. Non so se 8 più 1 uguale 9, 819, non so perché. Cosa ti viene, Serena? Stefano? Io vedo 719, quindi 7 più 1, 8, Serena, cosa ti A viene? me viene che sono codici dell'ibridazione, che fanno parte dell'ibridazione, quindi del DNA. È la sequenza di Fibonacci, secondo 1, 2, 3, 5, 8. Sì, comunque legata al fatto che, non so, c'è qualcosa riguardo a questo, che i due precedenti sommati danno il terzo numero. Perché iniziano a concretizzarsi quelle che sono le leggi dell'universo. Stefano. Prima che si parlasse proprio dei numeri, mi era apparso il DNA che non era solo due, era più ampio il DNA. C'erano più Quanto più nove. ampio? A me mi viene in sette. Eliche. Sì. Monica? Cioè, non lo so, sono un po' indecisa, nel senso che cioè, dipende sempre questo sogno come lo vogliamo vedere. Se vogliamo entrare nel sogno o se vogliamo stare fuori dal sogno. Spiegaci. Vogliamo stare fuori dal sogno, non esiste il DNA. Ok? Se vogliamo stare dentro il sogno,
Nella sorgente abbiamo deciso un numero infinito di eliche del DNA, dove ci fosse l'illusione di un ricordo dove noi eravamo completi. Qualcuno che ci ha resi incompleti e ritornare completi. Io vedo che è il contrario, che noi siamo partiti da un apparente zero per vivere da zero il due, la dualità, e dal due l'uno, che è la sorgente. Questa cosa del DNA, delle eliche, non so, io lo vedo come un gioco, anche un inganno, non so. Un elemento del gioco. Sì, assolutamente. Stefano, cosa vedi a queste parole? Cosa ti arriva? No, confermo la visione che diceva Monica, dipende dagli step. E vedo sempre, io sono un po' ancorato in alto, però vedo come se fossi dall'alto, oltre la sorgente, che la sorgente guarda in basso e guarda i vari livelli che ci sono del gioco. Sì, molto giusto. Quindi se vado giù in basso vedo il bambino che piange, che soffre, che mangia, fa la cacca, insomma le cose basilari. È come una crescita della persona, di tutti noi, però lì dall'alto vedo come se fossimo noi completi, la sorgente che guarda in basso e vede tutto questo salire, e tutto il sotto è tutto un gioco. Ora vedino a capire come si fa a evolverci, no, salire, uscire, capire al 100% il gioco. Tu cosa vuoi fare, Stefano? Io? Vuoi uscire dal gioco? No, io voglio giocare, ma fregandolo un po'. Interessante che tu vuoi giocare, questo è il tuo volere, no? Molti vogliono solo uscire dal gioco. In realtà, secondo me, uscire dal gioco comporta il gioco e giocare. Io posso, Lucio? Vai. Io confermo quello che diceva Monica della visione, in base, insomma, ci sono diverse visioni dall'alto, dal basso, cambia come se si vedono dei dettagli, no? In base alla posizione e in modo più ampio se ti sposti dall'alto. Per il DNA io ho visto un po' cosa intendeva Stefano, io vedo il DNA più ampio, io lo vedo con quattro eliche, quasi come a formare un quadrato e poi tanti, non so come si chiamano quelle le linee poi. Le connessioni, sì. Ecco, tante. E, guardando ampiamente, io direi che in base al DNA anche le capacità cambiano. Vedo il cervello, delle parti spente del cervello e il DNA, cioè queste parti si attivano in base al DNA. Non so se mi riesco a spiegare, cioè delle capacità cambiano in base alla formazione del DNA. Più eliche, per dire, più eliche porta un'attivazione del cervello e ciò porta a delle capacità. Sì, sì, ma è così, infatti. Però è una cosa legata quanti livelli del gioco ci sono? Monica, quanti ce ne sono? Prima Stefano parlava di livelli, no? Livello 1 è quello vecchio, le necessità primarie. Poi siamo arrivati al livello 2. È entrata, ecco, dopo la scossa, è entrata, si è svegliata la parte subliminale. Qui era ancora molto facile. Poi sempre relativamente è facile, perché quello che a noi sembra facile adesso, in quel momento chiaramente non lo era. Però c'era ancora una, tra virgolette, coerenza, e questo rendeva tutto più semplice. Le cose secondo me si sono complicate quando è arrivata quasi in conflitto, in contrapposizione, sempre solo apparente, perché in realtà si tratta di trovare poi un'integrazione, il principio maschile, quella che io vedo come ibridazione, che noi adesso ci raccontiamo essere ibridazione pleiadiana.
Quando è arrivato? Ci raccontiamo un po' dopo, secondo me. Principio maschile significa anche gli uomini. Sì, e tutto ciò che è relativo all'energia maschile, cioè io la vedo così, poi se mi sbaglio, cioè se voi vedete cose diverse, per carità, quello che vedo io. Che anche è l'uomo. Anche la violenza, che è anche l'egocentrismo, che è anche l'attacco, ecco queste cose qui. Ma esisteva un uomo e una donna? O all'inizio esisteva solo la donna? Stefano, sì, scusa. No, niente. Un attimo, Monica. Dimmi Stefano. Io vedo un principio di armonia con quello che dice Monica. Cioè, ovvero prima era... Mi sembra che ci siano gli uomini, ma erano... come tipo dei... Non servitori, ma... Siamo rimasti un po' più stupidotti rispetto alle donne, no? Sì, più eunuchi quasi, sì. Bravo, che si serviva per qualcosa, però cioè, sì. C'è la procreazione. Bravo, insomma, voglio dire. Beh, sì. No, comunque la domanda è interessante, nel senso, come si sviluppa, cioè questi uomini, queste prime donne sono... Queste donne erano quelle che gestivano il tutto, ma non in senso... proprio erano le vere connessioni con la natura. Io le vedo tipo la Venere del Botticelli, no? Per dirti che è lì che in questi boschi con fiori dove cammina lei splende tutto, e usavano l'uomo per altre cose. Però ecco perché io vedo poi, ecco perché c'è poi la cattiveria nello schiacciare le donne in seguito. Elena. Io continuo a vedere qualcosa riguardo la dualità, come se non ci fosse questo picco, come se fosse stata più piatta, meno contrapposizione, non lo so. Qualcosa che ha a che fare con la dualità. Non capisco, sì, questa. Non c'erano i due estremi. Era più all'inizio piatto. No. All'inizio no. No. Okay. No, era tutto, diciamo così, un prevalere di principio femminile. Sì. Mm-hmm. Ma allora... Terra, l'acqua, la donna e questo uomo che io lo vedo un po' eunuco, come dice Stefano, un po' al servizio della donna, ecco, un appendice della donna, non so. Vorrei tornare a una cosa che hai detto tu, Monica, che è un po' riassunto. 0, 2, 1. Si è partiti da 0, ma per arrivare all'1 bisogna passare dal 2. Qui stiamo passando dallo 0 allo 2. Sì. Quindi prima era lo 0, poi direi lo 0 è anche solo la donna, no? Non si arriva da nessuna parte, quello è uno 0. Si è arrivati all'uomo e alla donna, al maschile e al femminile, alla dualità, come dice Elena. Ok, quando e dove? Allora io lo vedo un po' dopo. Quindi per un po' si sta così. In questa prevalenza femminile, chiamiamola così, di prevalenza di principio femminile. Il principio maschile, io lo vedo di là, cioè non lo vedo in Italia. Di là dove? Babilonia. Sì. Okay. A est. Sì. Persia. Sì, sì, tranquillamente sì. Quindi la Mesopotamia, le prime civiltà di cui poi si sa qualcosa. Io vedo queste statue, queste incisioni nel sasso di questi uomini con la barba. Non lo so. E Monica, l'uno non è ancora arrivato. È la fine del gioco. No. Ma siamo vicini? Non mi pare tanto. Non tanto. No, io, scusate, non la vedo la fine, perché è un gioco infinito. Cioè, diciamo che ognuno di noi fa il suo percorso, gioca e poi la vedo un po' così, passa di livello. Ma... Quindi qualcuno è già arrivato all'uno, Stefano? Secondo me sì, tanti sono passati. Monica? Ma che poi sia uno qui, ma magari è passato il livello. Io i livelli ne vedo o 7 o 11, non riesco a capire bene. Però qualcuno chiama l'evoluzione, qualcuno si è avvicinato a altre cose. Oh, Serena, che scalpita.
No, beh, sto guardando tutto quello che dicevano loro, mi torna, sì, vedo anch'io. E secondo me ci vorrà tanto tempo ancora perché tutta l'umanità, diciamo, arrivi all'uno. Però singolarmente vedo rari episodi, rare situazioni che sono arrivate, sì, però è molto 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 difficile, cioè ti devi proprio isolare da tante cose, un po' da questa civiltà ti devi isolare, diciamo, per arrivarci. Monica, qualcuno è arrivato all'uno? Chi è arrivato all'uno ha capito di non essere arrivato all'uno finché tutti arrivano all'uno. Ha capito questo? Strano. Scusa, me lo ripeti? No, perché poi c'è stata un'interferenza, una rottura di coglioni. Allora, chi è arrivato a ciò che è più plausibile definire come uno, ha compreso di non essere arrivato davvero all'uno Perché sono incompleto. fin tanto che tutti arrivano all'uno. E quindi cosa fa? Passa a un altro livello o aspetta? Entrambe le cose possono, cioè per come mi ha fatto vedere, possono succedere entrambe le cose. O è una sorta di attesa, ma un'attesa comunque partecipativa, perché io vedo un continuo comunque scambio tra chi è arrivato a quello che può essere l'uno momentaneo, chiamiamolo così, no? E chi è ancora sotto a giocare, c'è uno scambio. Per cui anche se non scendi giù, puoi comunque scambiare Benissimo, informazioni. questo, aspetta Stefano, questo mi interessa Sì. molto. Lo scambio è fondamentale. Scegli, dimmi quanti sono arrivati al primo uno. Stiamo parlando di una manciata, centinaia, milioni, miliardi. No, non lo so, forse non so, prova a ridirmi queste unità. Quanti sono arrivati al primo step 1? 5, 10, 1000? Mi viene 100 e Anche qualcosa. a me 100. L'ordine del centinaio, sì. Chiamane uno. Chiama il primo che è arrivato. Cioè, io non voglio fare da scaricabarile, ma mi dice che Elena l'ha visto. Elena, hai una leggera responsabilità, fai tu. Adesso vedo un barile, scusate. Investe. Elena, se ti posso aiutare, ho visto Panoramix. No. Ok, Il druido. sempre Asterix, Panoramix. Allora, è arrivato lui. Dai, Monica, chiamalo. No, Elena non vuole? No. No. No, ho visto barile, Buone. ormai è dentro No, lo adesso li ho scaricabarile. visti. No, adesso scusate, li ho visti a mollo nel barile a fare il bagno. Oddio. Non riesco a concentrarmi. Io, se d'accordo, Vabbè. toglierei Monica, toglierei Elena dalla sala. No, allora No, mi mi sono sconcentrata, dovete Ok, andare tranquillo. avanti voi. Monica, sì. Chiamalo, semplicemente. The No, number aspetta, one. adesso mi arriva un'interferenza. Sai che questa roba qui non me la voglio. È No. pesante questo, ma infatti allora. Perché vedo il tuo bambino, caspita, no? Quindi Il è bambino. ovvio che è Facciamo una un'interferenza. cosa, tutti insieme ci vediamo in Sì. eterico. Facciamo le nostre creazioni. Siamo creatori, creiamo le nostre palle di energia, i nostri chiamateli ad eternum o non ad eternum. Stefano. Io già da prima quando hai detto di chiamare qualcuno, mi è arrivato una fisionomia non ben definita, ma di luce pura davanti a me qui. Uomo, donna. Fisionomia a me me la dà di maschio, però è indifferente. È arrivato all'uno questo essere. Sì. Cosa significa? È chiacchierato.
che ha la completezza lui. È passato, domanda fatta a tutti, attraverso la narrativa fiamma? Lui lo vedo come ha fatto, io lo vedo un po' così, me lo spiega in questa maniera, io vedo dei cilindri, tantissimi cilindri, intorno ai cilindri ci sono tipo degli atomi che girano, piccolissimi, quelli sono delle, diciamo, delle anime un pochino più evolute che fanno questi salti, che riescono a racchiudere e riconnettere determinate cose per poi risalire, uno scambio di informazioni infinite, e poi qualcuna di queste che si è riunita e ha fatto tutto il percorso, è salita al massimo livello. Però loro possono decidere di rimuoversi. È come questi, ti ho detto, questi cilindri luminosi con questi superatomi che girano intorno. E lui è uno di questi che è andato oltre. Che è super, ok. Ma Monica, hanno seguito la narrativa fiamma? Quindi questo uno è vivere la dualità nell'uno? Allora. Quindi tu vedi un uomo e una donna insieme, o due esseri insieme, due anime insieme, in questo numero uno, del number one? Non so, allora dunque, il soggetto che mi si presenta anche per me è maschile e può essere uno di queste centinaia, ok? Quello che mi emerge è che lui nella vita, allora ha fatto una vita con la fiamma e poi ha fatto un'altra vita che apparentemente sembra di totale inconsapevolezza, la interrompe subito da bambino. E va alla sorgente. Però la vita con la fiamma non è stata l'ultima. È come se nell'esperienza con la fiamma poi a lui fosse mancato di completare un passaggio, e cioè di comprendere che lui era uno con il male, perché mi fa vedere che muore in una situazione molto brutta. Sacrificato? Sì. Stefano? Muovi la mano? No. No, no. Ah, no, scusa. Posso, Lucio? Sì, Serena, vai. Io invece vedevo cinque persone, mi arrivava cinque. Vedo anche una fisionomia maschile e vedo che lui non ha la fiamma a fianco. Vedo che lui arriva all'uno, ti dico quello che sento, non ha più sentimenti opposti, nel senso non sa cos'è il male, non sa cos'è l'odio, non sa cos'è la tristezza, non ha proprio più sentimenti opposti. Vedo la fiamma, ma la vedo in attesa di lui, cioè non la vedo con lui, come se fosse già partita la fiamma e si riuniscono dopo. Allora può essere anche che sia questo. Stefano. Sì, io vedo, confermo quello che dicesi anche Serena, che c'è questa fisionomia lì e lui è lì in questa attesa. Lui potrebbe anche tornare giù, ma non ne ha bisogno. Quello che secondo me bisogna, secondo me che percepisco è che non è che se una volta te fai un momento di evoluzione passi a livello sopra, no, te puoi anche tornare giù, ma sei indipendente. A quel punto puoi fare uno, due, e tornare in su e tornare giù. Lui ha fatto questa evoluzione, è tornato su. E aspetta determinate la fiamma e tutto, ma che faccia anche se stesso il percorso. Quindi Monica, questo qui ha la fiamma al suo stesso livello. Quindi sono su due soggetti diversi. Ok, Sì. chiama anche lei, quindi. È una lei. Sì, è simile a quello, probabilmente o è esattamente gli stessi soggetti che avevamo visto con Serena, oppure una storia molto analoga, perché la fiamma aveva già deciso, cioè la fiamma aveva fatto esperienza con lui, aveva deciso per esempio al termine della vita di stare nell'uno. Invece il lui di questa coppia di fiamme ha scelto di fare quest'altro piccolo pezzo, che era di comprendere il superamento del bene e del male, morendo in quello che per noi è male, ok? Ma per lui, in un'ottica di trasmutazione, non era tale, ecco. È stata una liberazione, sembrerebbe. Chiamali tutti e due, Monica, lui e lei, che poi lui e lei sono un discorso di anima.
assolutamente. Come si chiamano? Walter e Mary, ma potrebbero essere forse qualunque nome. Una V iniziale mi viene anche a me. Doppia. No, una V di... Hai notato che Walter con la V doppia e Mary, se la capovolgi... Una V doppia. Ok, consigli, nel senso, loro sono arrivati, loro hanno un contatto con quelli che sono in basso con noi, di... non voglio dire la parola aiuto perché mi sta abbastanza sulle palle, di collaborazione. In qualche modo anche loro hanno l'interesse che noi saliamo, perché se no l'uno vero, l'uno finale, la fine del gioco non si ottiene. Un po' è il messaggio di una religione, di un credo religioso orientale questo, no? Il Buddha diceva così. Cosa dice Walter? Monica. La chiave è andare oltre le paure. Andare oltre le paure ti permette di vivere. Vivere ti permette di comprendere e di evolvere. E affrontare le tue paure. Stefano. Anche le peggiori. Serena. Stefano, sì. No, vai, vai, Serena, vai. Trasmutare quello che dice Monica, cioè cambiare, imparare a cambiare le energie, non so, parole in positivo. Ecco, cioè imparare a evolvere, a cambiare frequenza di queste energie. Stefano. Sì, a me mi appare la parola work, quindi fare, lavorare, quindi probabilmente come... Però bisogna stare attenti ai paletti imposti da, diciamo, dalle interferenze, che siamo sempre noi, il solito discorso, ma io vedo proprio come se ci fosse un tappo, che quando qualcuno prova a salire un attimo... C'è un tappo che te ributta giù e a volte si rimbalza. Bisognerebbe riuscire a bypassare questo tappo. Ecco, realmente, cos'è questo tappo? Non so, vedo come un tappo di energetico. Sì, di mentale, ovviamente. Un tappo mentale. Dimmi, Monica. Scusa. Il tappo è la paura, non c'è altro. Beh, se ci vedete nel progetto, se ci pensate bene, nel progetto Cinivac, l'altra parola che non si può dire, l'influenza tanto pericolosa, le due armi sono state punturina e paura. Soprattutto paura, direi, perché con la paura hanno fatto tutto. Sì, però è vero anche che è servito a far svegliare più gente. Sì, ha fatto una selezione. Perché se no non ci si scostava. Ha dato un'accelerata. Monica, sì. Non sei d'accordo? Osservare la propria paura. È e da questo pezzo sarà poi remixato in una canzone. Non vi deconcentrate. Allora, osservare la propria paura e work, come dice Stefano, esperire, lavorare su questa, fare esperienza, ma stare nella paura e viverla, rimanere imprigionato in questa paura, crea quel tappo lì e tu non sali. Va bene, io sì. Voglio... Sì, vai, scusa Lucio, perché effettivamente quello che dice Monica è vero, perché è vero che ha fatto una selezione, è vero quello che dice Stefano, che ha svegliato delle persone, ma anche quelle persone sveglie, molte vivono ancora nella paura, perché comunque questa paura viene, c'è ancora su altre situazioni, comunque la paura c'è ancora, quindi imparare a discostare da questa paura anche chi ha capito. Voglio fare un gioco con Monica, datemi solo 2 minuti. Monica, ci sei? Pronta? Sì. Prendi Walter,
entro io nella scena, mi immolo a esempio di quello che è nel 2. Vibrazione mia e sua. Diciamo che la sua è incalcolabile attualmente. Ok, eliche mie e sue. È un po' difficile come paragone, perché la sensazione che lui mi trasmette è che ormai quel gioco lì è finito, non si parla più di eliche del DNA. Percentuale del cervello mia o capacità medianiche e sua. Ecco, qua mi dice una cosa interessante, la mia e la tua, se lo vuoi. Ok, lo voglio. La sua quant'è? È quella che deve essere, è per intero, è il 100. 100%, uno. Vibrazione. L'abbiamo già detto, incalcolabile la sua. Proviamo a stringerci la mano, lui ed io. Io ho mal di testa da un po'. Anch'io qui. Monica, mi stringo la mano. Che succede? Che sta cercando di farti uscire da una razionalità che è molto forte in te. Cioè, ho proprio visto in te un intento molto autentico, molto puro, ma legato alla mente. E lui sta cercando di fondere questo tuo intento mentale con il tuo cuore. Vedo che ti fa passare tutto attraverso la gola. Poi qua c'è il blocco e parte da sotto, allora. E insomma, proprio i visceri, ok? Quindi la zona intestino, stomaco. E quali sono i risultati? Poter unire, no? La parte sopra e la parte sotto che si uniscono al centro, al cuore. C'è un po' di resistenza. Ti fermi al basso, cioè la gola l'ha presa, ha preso i genitali, sta iniziando a prendere l'intestino, è come se questa parte centrale rimanesse un po' isolata. Io ti vedo tutto illuminato a parte la parte centrale. Sì, è vero. Parte centrale intendo il cuore, intendete il cuore? Dal cuore all'ombelico più o meno. Bravo, all'ombelico, un pochino sotto l'ombelico, Sotto l'ombelico, sì, appena appena. Quella parte lì no, non è illuminata. sì. Illuminiamola. Dipende da te. Da te, bravo. Ok, chi vuole fare la stessa cosa con Walter o Mary? Tutti direi. Siamo tutti, vai. Anche Vadim, eh? Vadim, ci sei, sì. Ok. Serena, cosa vedi? Anche, Su di te, Lucio? sì. Cara, su di te, perché non riesco a togliermi questa immagine. Quando gli hai dato la mano, ti ho visto diventare leggero, come un palloncino. Ti sei illuminato e sei diventato leggero e sei salito. E lui ti teneva la mano così, come a dire: dovevi toglierti un peso di dosso e ti devi alleggerire. Poi io vedevo solo quello. Guardo di me. Gli do la mano, mi vedo illuminare e rido. Io rido. Mi vedo così, non vedo niente di particolare. Vedo che rido quando mi dà la mano. Forse ho bisogno di alleggerire anch'io certe situazioni. Stefano. Io vedo che mi ha preso
le mani mi ha preso la testa e ha appoggiato per un attimo la fronte, diciamo mi sono illuminato e alleggerito, ma rimane un punto non illuminato, che è la parte del cuore. E mi sorride come per dire, come la parte tua non illuminata. E tipo mi viene da dire, ride e punta il dito su quella parte lì. Elena? Oh, posso, scusa Lucio, dire Serena, cosa vai. vedo di Stefano? Ti appoggia la mano sul cuore e ti dice accogli. Ok. Sì, no, mi diceva come mi puntava col dito lì. Basta. Elena, se vuoi dire qualcosa. Sento qualcosa di forte e mi si è come illuminata qualcosa qua davanti. Io vedo che Elena la tiene sul palmo della mano e si illumina dal basso. Monica, cosa vedi su Vadim? Se vuoi, Vadim, se vuoi. Sì, poi avrei qualcosa da dire. Sì, dilla, dilla, dilla subito. Allora sto ascoltando tutti con estrema attenzione ed è circa mezz'ora, 35 minuti, come usa a fare io, spontaneo. Ti è partito il Assorbo questa. cuore perché si sente molto male, credo che tu abbia le cuffie senza fili. Ti è partito il Allora, cuore mi è come. partito il cuore come usa farlo in modo spontaneo. Sento Sì. questa emozione forte, molto positiva, perché io sto molto bene, sono rilassatissimo, ma non so se per voi potrebbe risultare una cosa strana. Mi sento un po' fuori da quello che tutti dicono e continuo a vedere una candela bianca Una candela bianca. con accesa la fiamma. E qualcosa mi dice che il tutto si traduce in quello. Monica, candela Lo giuro, bianca. non mi arriva altro. Allora, che ti devo dire? Candela bianca. L'unico discorso che mi sento di fare a parte riguarda Serena. La vedo tipo come se fosse in gravidanza, ma non perché lei sia in gravidanza, ovviamente, ma è come se per lei la comprensione dell'uno passasse attraverso l'esperienza che deve fare con i figli, ma lo vedo solo per lei. Anche se qua ci sono altre persone che hanno i figli, ok? Ma nel suo caso, alcune intuizioni profonde e connessioni con l'uno avvengono attraverso i figli. Vero, è vero. Ma solo per lei la vedo così. Per gli altri è una questione, come dice Vladimiro, di fiamma. Ma di fiamma, di fuoco o di fiamma alla fiamma? Ok. La fiamma. Noi possiamo comprendere le cose che Serena comprende attraverso i figli, noi le possiamo comprendere con la fiamma. Esatto. Mi arriva sempre la fiamma. Esatto. Quindi la fiamma della candela è la fiamma. Beh, quello è. E Mary cosa dice? Mary fa un cenno del capo. Cioè io non la voglio a tutti i costi forzare, no? Però vedo che fa il cenno del capo verso Elena affinché dica qualcosa. Io vedo che accarezza Elena. No, Elena. sì, è un ma incoraggiamento. io non. No. Non vuoi dire niente? Sono cose interiori. Perché Monica e Mary non intervie? Perché stiamo parlando con il maschile? È come se fosse più in una comunicazione telepatica. E il femminile? Scusami, il femminile, Il dimmi. femminile non è in comunicazione telepatica? Sì, è Mary, Ed no? è.
Ah, Mary, ok, ah, in telepatica sì. Mentre in diretta. E vedo okay. Che guarda molto anche la pancia di Serena. Pancia sempre intesa come figlia, non perché le aspetti un figlio così. Okay, okay. Mai dire mai. Se ne confronti, certo. Cosa fa? Mary, dico. Ah, ti mette in mano una valigetta. Come se fosse una valigia, ma più piccola. Un viaggetto. Un altro. Va bene. Chiudiamo. Sì, Stefano, vai. L'ultima cosa, poi se vuoi chiudere. Io vedo, c'ho sempre l'immagine di Elena lì in piedi, sulla mano di Walter, e Mary che la accarezza da dietro, e le appoggia una mano sulla spalla dietro, come se fosse una mano una grande. E io invece continuo a vedere queste due iniziali intrecciate, la V e la M. Che poi pensa, sono la profondità e l'altezza, perché la V la puoi mettere sotto, va in profondità, la M va su in altezza, il basso, l'alto. Beh, sono completamente complementari, sono praticamente la stessa lettera specchiata in orizzontale, praticamente. Anzi, senza praticamente, perché in alcune grafie non sono due V sovrapposte, ma sono proprio la M al contrario, la M testa in su, le gambe in su. Posso dire solo una cosa? Sì. Che Vadim non abbia paura di trasformare la V in W. Chi la dice? Walter. Ok, quindi vediamo se facciamo una conclusione. Ditemi sì o no, ma magari per semplicità solo Serena e Monica. 0, 2, 1. Per passare da 0 a 1, bisogna passare dalla dualità, ma è necessario il passaggio con la fiamma, giusto? No, posso specificare però, sì? Cioè non per forza in quella vita, cioè esatto. Nell'arco delle vite. Sì, giusto? Sì, sì. Ok, nell'arco delle vite sì. Però è un'esperienza che va fatta, sì. È l'esperienza che scatta, che fa scattare un qualcosa. Sì. È una parte che completa, è un pezzo. La questione della vibrazione è vitale? In cosa intendi, aspetta, la questione della alzare vibrazione? La vibrazione? Sì. Ah, sì, certo che sì, sì. Ok. L'unità energetica del proprio corpo è vitale, quindi non avere blocchi, non avere sì. Incoerenza. Sì, sì. La coerenza, esatto, la coerenza è vitale, sì. Okay. Che altro? Cioè io direi equilibrio in tutto, equilibrio anche nelle emozioni. Tutto ciò che è equilibrio, cioè imparare a equilibrare le emozioni. Io ti dico come percepisco quest'uomo, come lo percepivo in vita, cioè a qualsiasi cosa accade non scatena emozioni di dolore, di sofferenza, ma tutto, quando accade una cosa l'accogli, la prendi com'è, vai alla soluzione, a trovare ad agire, ecco. Senza quei sentimenti di dolore, di oppressione, di paura, proprio tutto serenamente, quello è l'armonia, armonizzare quello è essenziale. Monica? In qualche modo è collegata a questo che dice Serena, mi dice l'assenza di pregiudizio. Dove pregiudizio sì. Può significare anche l'aver già deciso come andrà una cosa, no, assenza di pregiudizio. Lasciar fluire. Sì. Che anche l'isolamento del mentale, no, questo. Sì, sì, sì. Elena, sospirone, perché? No, perché
Niente. Facciamo un check a 6. Tutti sono privi di interferenze mentali. Serena. No. Monica. Cioè, nel senso, no, cioè di pensieri, cose leggere, però continui i pensieri, sì. Chiunque sia lo vuole buttare? Questo pensiero, queste piccole entità mentali. Ok. Portale e via. Facciamo tutto un lavoro a sei. Ognuno fa il lavoro per sé e per gli altri, col il permesso degli altri. Entità eteriche, impianti, via. Qualcuno ha anche tanta paura di una decisione. Te lo Adesso dico arriviamo per alle buttarla emozionali. via. Impianti ed eterico. Scusa Lucio, ma era una domanda? Tutto Ah, via. scusa, pensavo, ok. Quelli non vedo Niente. niente, no. Ok. Pulizia emozionale, chiunque lo fa per se stesso, se vuole. E ognuno crea un ad eternum dentro se stesso. Se non sa come farlo, chiede un know-how, informazioni agli altri del gruppo. Vai, tutti insieme. Oh, io vedo che facciamo tutti delle palle colorate enormi, tutti colori diversi. Bello. Proviamo ad aprirle, a farle diventare sempre più grandi. Tanto io ho una gatta impazzita qua che mi ha dato 60 milioni di carezze. Ti sta parlando la gatta. Ascoltala. Sempre più grandi questi ad eternum, sempre più grandi, sempre più grandi, talmente grandi che non sono mai stati così grandi. Mamma mia, sento un battito fortissimo. Cosa pensa Walter e Mary dell'idea dell'ad eternum? Cosa mi dicono? Io vedo che sorrido. Cioè, l'hanno fatto anche loro? Hanno Sì, inventato una cosa così? sono d'accordo con Stefano, cioè sorridono perché si rendono conto che ciò che deve essere è naturale, è Ah. appropriato, è allineato, non so. Sì, è come se... Cioè, a noi abbiamo trovato un'altra strada. Quello è. A lui escono queste energie dalle mani, le faceva anche loro, ha un altro nome, aveva un altro nome, però esce questa energia, Come sì. si chiamava? Come l'ha chiamata? Ma non aveva un nome particolare per lui, era un'energia di equilibrio, la chiamava, energia di equilibrio. Vedete un nome? Qualcuno vede un nome diverso da energia di equilibrio. Mi viene Mi Balance. viene Balance. una Q poi in mezzo a questa, vedo che fa questa sfera di energia e c'è una Q. Qui si va nella cospirazione. Monica, vedi un nome? Ma mi veniva Vir, da intendersi non solo come uomo, ma come Forza. forza primordiale, sì, primigenia. Elena, ti viene un nome? In tedesco vir vuol dire noi. Ah, Bello. bello, vedi? WIR. Di Ah. è bellissimo. Vi invece semplice in latino è vir, sei uomo che forza. Forza
forza anche nel fare, nella guerra, spesso. Ok, cos'altro? Cosa volete fare? Finale. Ci prendiamo tutti per mano? Una cosa, Lucio, scusa, sai perché la Q torna a come ha aperto Monica al ciondolo di Elena, la Q maschile e femminile, cioè maschile è la gambetta, il femminile, così mi Quindi un arriva, un anello è la gambetta della anello, sì, Q e un anello. esatto, sì. Ci prendiamo tutti per mano? Facciamo un esagono? Siete pronti a tornare? Vadim, sei pronto? No. Pronto? Stefano, sei pronto? No. Ok, aspettiamo ancora un po'. Posso dire scusa, Lucio? Io vedo Monica sempre con una. Io l'energia di Monica la vedo rosa. Vedo quello che mi arriva così istantaneamente. Vladi nel cuore ha la fiamma, una fiamma. A te ti vedo bianco, cioè che emani luce bianca. Elena, mi colpisce la parte del cuore di Elena, cioè se è un punto importante per lei dove deve centrarsi nella parte del cuore, poi le capirà. Stefano mi emana un sentimento molto puro, molto dolce, molto puro. Basta, scusate. Monica, vuoi aggiungere qualcosa? Ok. No, perfetto così. Stefano. Oh, mi chiedo. Io vedo, c'ho l'immagine di noi che ci si tiene intorno e per le mani in mezzo questo super mega palla energetica stupenda e intorno delle interferenze che comunque non nostre ma di tutto il sistema praticamente vengono bruciate dall'interno e spariscono, svaniscono, bruciano. Ma chiunque, chiunque male, chiunque cosa, come se ora fossimo oltre la soglia della perfezione. Ok, ah, dimenticavo, questa indagine non è potuto partecipare per motivi logistici Elena, ma ci sarà una breve indagine inserita nel rendering finale, nel video finale, fatta in un altro contesto in cui in qualche modo viene dato un contributo su questo argomento anche da Elena, che salutiamo. Va bene, pronti a tornare? Sì.